Allora, buongiorno ai nostri amici. Oggi siamo su un terrazzino coperto al caldo e mi trovo qua con Silvano Borruso, che conoscete già, e con un volto nuovo. Volto nuovo porta un nome famoso, Giuseppe Federici. Se fate una ricerca su chi era Giuseppe Federici, magari scoprirete qualcosa che molti di voi magari non sanno. Il nome di Federici, Giuseppe Federici, è legato a degli eventi molto particolari che accaddero in Italia in una certa epoca storica, sarebbe anche importante andare a riscoprire. Dunque, dicevo, mi trovo qua con Silvano e con Giuseppe. A Silvano e Giuseppe vorrei rivolgere una domanda, magari prima a Silvano, poi a Giuseppe. Silvano, viviamo un'epoca strana, è difficile orientarsi, capire dov'è la verità, dov'è la menzogna, che cosa è veramente importante, che cosa veramente non lo è. Siamo in una situazione, probabilmente, in una condizione o in un'epoca di grande confusione. Come possiamo fare a orientarci, ammesso che ci siano delle soluzioni? Cioè, ci sono dei parametri, ci sono dei punti cardinali, c'è qualcosa a cui... ci sono delle stelle polari a cui possiamo fare riferimento, cioè che cosa è possibile fare? Perché a mio avviso la confusione è veramente grossa, c'è molta disinformazione, ma c'è molta controinformazione che fa disinformazione. Quindi, come possiamo orientarci, Silvano? Il punto di partenza è sempre lo stesso, è la conoscenza di sé. Se non c'è conoscenza di sé, non ci può essere conoscenza di nessun'altra cosa. E come si fa a conoscere se stessi? Si fa sapendo quali sono le direttrici secondo le quali, lungo le quali l'uomo deve orientarsi per raggiungere una, non dico una felicità assoluta, ma trovare il suo posto nell'ordine del cosmo, nell'ordine dell'universo. Queste direttrici sono state sempre quattro, ma con i periodi storici hanno cambiato alcuni parametri. La prima direttrice è stata sempre quella religiosa. L'uomo ha sempre voluto sapere il fine della sua vita. Perché io sono qui? Chi sono io? Che ci sto a fare su questa terra? Se non si risponde a queste domande è impossibile orientarsi verso qualsiasi cosa negli altri campi dello scibile o del fattibile. Ma scusa Silvano, ma che io sappia, la New Age dà molte risposte a questa domanda, ma non sono vere. Sì. Quindi, io sto parlando del periodo socratico e presocratico, già esistevano questi termini. E quando Socrate fu mandato a morte, poca gente sa le vere ragioni per cui questo ebbe luogo. Socrate diceva che gli dei avevano perduto ogni importanza e avevano perduto la loro influenza sulla vita umana. Socrate aveva ragione, perché gli dèi, che in realtà erano i pianeti, avevano smesso di disturbare la Terra tre o quattro secoli prima e quindi si era entrati nell'era della tranquillità, che è quella di oggi. Ma Satene sapeva che senza una sanzione divina una società umana non si poteva reggere e che quindi negare gli dèi era un atto di sovversione, e lo erano. Avevano ragione, in altre parole, tutte e due. Socrate aveva ragione dal punto di vista della verità, ma Atene aveva ragione dal punto di vista della politica. E quindi Socrate dovette bere la cicuta. Ora, nel periodo cristiano, nell'era cristiana, il principio è lo stesso, il principio non cambia. Ci vuole una direttrice religiosa, che però la rivelazione cristiana ha dichiarato in maniera completamente diversa e ha rivelato che la vita umana va orientata verso la possessione del vero e del buono attraverso la rivelazione di Dio Padre e di Gesù Cristo. Così si è vissuti per 2000 anni o quello che sia, ma questa qui è ma qualcuno dice che sono stati anche periodi oscurantisti in cui la Chiesa utilizzava tutta una serie di argomenti
di dogmi per sottomettere, per manipolare, per tenere il potere, sai, tutte queste cose che insomma imperano. Quindi la parola dogma è un termine tecnico. Dogma è greco e vuol dire semplicemente insegnamento. Se non si hanno dogmi, non si hanno dottrina, non si ha come fare. Oggi esistono dogmi di tutti i tipi, non li si chiama così, ma sono dogmi, ciò nonostante. Ma questo non ha tanta importanza, l'importanza è il fine soprannaturale a cui l'uomo è destinato. E che questo fine, ci dice la rivelazione cristiana, non è solamente al termine della vita terrena, ma parte da un'eternità prima del concepimento. Quando noi diciamo credo nella vita eterna, noi diciamo la vita eterna non ha né principio né fine, non è una vita che comincia e non finisce mai, no, non comincia affatto, è sempre in mente Dei dall'eternità, ed è, questo l'abbiamo detto mi pare in un altro video, sì. Ed è stabilita dal creatore ab eterno. Quando il soggetto viene concepito, si dà dell'eternità, non la vita non comincia al concepimento, la vita è eterna. Il concepimento segna l'inizio dello sviluppo di quel progetto, che finisce con la morte. E alla morte c'è poi la seconda vita eterna, che è un premio o un castigo, secondo che si sia sviluppato il progetto originale o no. Se questa consapevolezza non esiste nell'essere umano, non c'è ragione per cui lui debba vivere. Ho proprio visto pochi minuti fa. O non c'è ragione per cui debba vivere in un certo modo. In un certo modo. Ho visto pochi minuti fa un cartello su una spiaggia che invitava la gente ad ammazzarsi. Ammazzati. Ammazzati, sì. E se uno non ha una ragione per vivere, come quella appena ventilata, effettivamente dice, ma non è una cattiva idea, ammazziamoci. Ma ci sono anche tutta una serie di siti, anche destinati ai giovani, che incitano al suicidio. Okay. Perché effettivamente il suicidio fa senso nell'assenza di una visione soprannaturale religiosa. Questa è la prima direttrice. Se manca quella, tutte le altre saranno spostate a posti dove non appartengono, e sarà sempre impossibile conoscere se stessi e conoscere tutto quello che ci circonda. Questa è la prima. La seconda. Quindi tu, per conoscere se stessi, in sostanza, in breve, in sintesi, in poche parole, che cosa intendi esattamente? Conoscere se stessi vuol dire sapere i propri pregi e i propri difetti. Quanti più, meglio. Tutti non si sapranno mai, perché l'uomo è un mistero. Un mistero a se stesso. Mistero non nel senso di Agatha Christie e dei romanzi di thriller, no. Mistero vuol dire che è una realtà con un fondo spirituale che è conoscibile sempre di più, sempre più a fondo, ma mai comprensibile. Non si arriva mai alla fine. Chi comprende l'essere umano? Solo il suo creatore, perché l'ha fatto. E quindi da lì viene l'importanza della virtù, della pietà, e specialmente della preghiera, perché è nella preghiera che noi riceviamo illuminazioni sulla nostra propria esistenza, capacità, incapacità, difetti, eccetera, da chi ci ha creato. E quindi non ci facciamo illusioni. Se tu non hai un certo talento, lo ammetti, ma non ce l'ho, basta, ce n'ho un altro. E non è possibile paragonare due persone l'una all'altra così, se questo è superiore a quello, no, sarà superiore in una cosa, in un'abilità, ma inferiore ad altre, e viceversa. Non ci sono due individui umani come copi carbone l'uno dell'altro. Quindi primo punto cardinale, questo abbiamo visto, conoscere se stessi. C'è una seconda maniera con cui conoscere se stessi, che è l'osservazione diretta, cioè tentare, quando si crede di avere un talento, tentarlo, andare fino a... Se quel talento c'è, si progredirà praticamente ad infinitum, sempre. Se il talento non c'è, si fermerà a un certo livello al di sopra del quale non si progredirà. E bisogna mettere a quel punto che questo talento non c'è, lo dedico a qualcosa. Questa è la tripla conoscenza di se stesso. Noto che le macchine hanno deciso di passare tutto in questo momento, così è abbastanza disturbato dal traffico. Vabbè. Funziona. La seconda direttrice è quella morale, che molta gente misinterpreta come se fosse una
limitazione della libertà personale. È tutto il contrario. Diceva San Tommaso che se tu fai del bene, ma lo fai perché hai paura di una retribuzione, di una punizione, non fai male, ma non sei uomo libero. Se tu invece fai del bene perché sai che è bene e sai perché è bene, sei un uomo libero. È una maniera di dire che la verità rende liberi. E nient'altro rende liberi eccetto la verità. Chi crede che i comandamenti e che le ingiunzioni morali siano limitanti la libertà, confonde la libertà con l'indipendenza, che è quel punto che abbiamo visto nel video sulle sei confusioni dell'uomo moderno. Sì, sì, esatto. Libertà con l'indipendenza. Sì, sì, sì. L'essere umano non è indipendente né può esserlo perché è creatura e quindi sempre dipende da qualcosa o da qualcuno. Nell'ultima enciclica il Papa accusa diversi comportamenti come irresponsabili. Parli di Laudato Si? Laudato Si. Quindi enciclica l'ultima di Francesco? L'ultima di Francesco. Ho cominciato a leggerla pure io, sono arrivato a pagina 10 e mi sono fermato. No, io la sto leggendo e mi interessa perché il Papa accusa di irresponsabilità. Ora, l'uomo irresponsabile non esiste. Solo Dio è irresponsabile per natura, perché non deve dare resoconto delle sue azioni a nessuno. Quindi l'uomo che si comporta irresponsabilmente si fa come Dio, ma in realtà rimane responsabile non al suo creatore, ma a qualcos'altro, o a qualcun altro. Quindi qual è il termine da usare corretto? Il termine da usare è idolatria. L'uomo irresponsabile è un idolatra. Necessariamente così, non può fare a meno di idolatrare, o idolatrerà se stesso, o idolatrerà il denaro, o idolatrerà il sesso, o idolatrerà la fama, la reputazione e tutte quelle altre cose, o quello che dicono gli altri di lui, perché c'è gente che si comporta oggi puramente per paura di quello che diranno gli altri. Quindi in realtà quello di cui parla il Papa, su cui poi magari non sono d'accordo sulle cause che lui dice, ma questo è un altro discorso, quindi in realtà lui usa responsabilità ma avrebbe dovuto dire qualcos'altro. Io avrei detto idolatria, ma irresponsabilità effettivamente fino a un certo punto lo è, ma dopo un certo punto non può più essere. L'uomo è sempre responsabile e sarà responsabile a uno di questi poteri falsi, a uno di questi idoli, se non è responsabile a Dio che lo ha creato. Uh-huh. È la sola alternativa, non ce n'è un'altra. Chiarissimo. Non ce n'è un'altra. Chiarissimo. Quindi questa è la seconda direttrice, è la direttrice morale. La terza direttrice è quella giuridica. Qui evidentemente la persona individuale non può farci molto, perché il sistema giuridico è un sistema che è sociale e che la potremmo chiamare la gestione della virtù della giustizia. La vera legge è una legge che si rifà ai principi di giustizia, e la giustizia è necessariamente una virtù sociale. Io non posso essere giusto con me stesso. Aspetta un attimo Silvana, lasciamo passare questo agricoltore moderno con un mega trattore. E poi dicono che l'agricoltura è distrutta, che mega trattori qua che ci sono. Dicevamo che la giustizia è impossibile amministrarla a se stesso, è impossibile essere giusti con se stessi, si è sempre giusti verso un altro. Che cos'è la giustizia? Come dicevo il piano nel secondo secolo, è la volontà costante di dare a ciascuno il suo. Ora, per dare a ciascuno il suo bisogna naturalmente sapere cos'è il suo, non lo sa, o dà il non suo o non dà il suo. Ed è ingiusto quindi non solo non dare il suo a chi ne ha diritto, ma dare il non suo a chi non ne ha diritto. Esempio, questi cosiddetti diritti di animali. Gli animali non hanno diritti, perché non hanno un fine soprannaturale e quindi non hanno mezzi per raggiungere quel fine, e senza mezzi non c'è diritto a quei mezzi. Se ti sentono gli animalisti.
Vi do un'informazione, vendono anche i costumi da bagno per gli animali, adesso per i cani. Si vende il tutto di più. Okay. Ma mi sembra giusto, uguaglianza. Non siamo tutti uguali più solamente siamo gli uomini, ma siamo tutti uguali anche con gli animali. Ora, il fatto che gli animali non abbiano significa il loro maltrattamento o il godere o di fargli dolore, non vale per niente. Semplicemente giustificare i canelli come animali al loro posto nell'ordine del cosmo, qualunque esso sia. Perché se l'uomo si comporta ferocemente contro gli animali, si abbassa al loro livello, diventa feroce. Beh, là che vogliono arrivare, no? Appunto, diventa un feroce. Non è, questo non è crudeltà. La crudeltà verso gli animali non può esistere, perché la crudeltà ha davvero la giustizia, specialmente con la punizione. La punizione è giusta quando è nei suoi limiti. Se eccede i limiti di quello che dovrebbe punire, è crudeltà. E come si fa a decidere qual è giusta? Il senso comune, che comincia con la famiglia e con il padre quando sculaccia o dice figli in una maniera o un'altra, a scuola, dove dovrebbe esserci, e poi... Giusta si intende proporzionata, no? Proporzionata, sempre proporzionata al reato commesso. Diceva San Tommaso, dice San Tommaso, nella somma ci sono 8 tipi di reato, ognuno che va punito con una punizione diversa. Non li ricordo a memoria, ma esattamente esistono, ci sono. E queste punizioni dipendono dalla perdita del diritto a certi mezzi perché non si è ottemperato il dovere. Cioè un diritto assoluto per l'uomo non esiste. I diritti sono tutti relativi ai doveri. Se non si ottempera il dovere si perde il diritto corrispondente. Sì, questo l'abbiamo anche visto in un video. Questa è la virtù della giustizia. Quindi non esiste un diritto senza un dovere corrispondente. Ora, il sistema giuridico, il diritto inteso come sistema giuridico, dovrebbe tutelare queste relazioni tra commissioni, emissioni, punizioni, diritto, dovrebbe essere una gestione completa. E se ci fosse una filosofia del diritto reale, cioè in corrispondenza con la realtà delle cose, sarebbe così. Purtroppo oggi il diritto è allo sfascio, perché il positivismo ha completamente sostituito il realismo giuridico. Spieghiamo che cos'è il positivismo, un attimo, Silvano. Il positivismo si può spiegare così. Una legge è positiva quando è scritta, quando dice tu non farai così, tu farai così. Per esempio, partiamo dai principi più fondamentali. La legge morale fondamentale non sono i comandamenti, è un principio che l'uomo sente dentro di sé che dice fa il bene, evita il male. Quindi, i comandamenti sono la legge positiva, cioè sono ben scritti. Non fai questo, non fare quest'altro. Non entriamo in dettagli perché se no facciamo, è difficile poi districarsi. Sì. Ora, il diritto odierno è completamente positivo, è lo Stato che detta quali sono le leggi e dice questo è legale. Il diritto positivo potremmo dire quello fatto dall'uomo, insomma. Quello fatto dall'uomo, okay. Senza riferimento alcuno, a doveri o alla natura umana. Quindi sono leggi fatte completamente arbitrariamente, senza relazione. Ed essendo così arbitrarie diventano effettivamente non leggi ma strumenti di violenza, come dice San Tommaso nella Summa. Una legge ingiusta, una legge non basata sulla virtù della giustizia è un atto di violenza. E di questi ne abbiamo finito i capelli, siamo pieni. Quindi questa è la terza direttrice, quella giuridica. L'ultima è la direttrice politica. Oggi si intende per politica, cioè quello che si vede dappertutto, partiti, sindacati, gente così che lotta per il potere e quando lo ottiene poi fa quello che vuole, insomma l'intrallazzo, si intende dire dell'intrallazzo, ma non è così. La politica vera è l'arte di risolvere conflitti dentro la polis. La polis è l'unità politica che una volta nel tempo dei greci era la città,
Oggi è un paese, o una comunità o quello che sia, e in una comunità sempre sorgono dei conflitti perché gli interessi non coincidono. Ed è bene che sorgano dei conflitti, perché così si vede che le persone sono diverse, che tipo di persone sono, come si arrangiano in una situazione così, eccetera. Ora, quando si risolvono i conflitti, si risolvono a favore di che? O in funzione di che? Solo di una cosa, del bene comune della comunità, non nell'interesse di un gruppo di persone a spese di tutti gli altri, che avviene oggi spessissimo. Ma per il bene comune come si è risolto in Grecia? Per il bene comune adesso... No, no. L'Europa... L'Europa ce lo chiede, no? L'Europa decide gli aiuti a condizione di pignorare i 50 miliardi di beni pubblici a fronte di un niente che dà, no? Quindi questo è risolvere a fronte di un referendum su cui la gente si è pronunciata in un certo modo. No, dicevo, questo è il diritto positivo dell'uomo. In realtà, questo aiuto, questi prestiti internazionali, eccetera, sono imposizioni ingiuste e assurde, perché uno Stato sovrano non si indebita, non ha bisogno di indebitarsi, crea il suo mezzo di scambio e lo crea soprattutto per dare a chi paga le tasse il mezzo di pagamento. Ha il dovere di fare questo. Per oggi lo Stato moderno, o meglio dei governi moderni, questo dovere non lo espletano più, e invece prendono in prestito e poi tassano la cittadinanza per pagare l'interesse sul debito di quel prestito. Che poi lo Stato paga, e dove finisce questo? E poi questo denaro, una volta restituito, diciamo, per cosa. Quindi no, aspetta un attimo, quindi i cittadini pagano le tasse, dallo Stato attraverso i suoi, enti, diciamo, i suoi bracci, incassa. Li versa. Al creditore, e il creditore distrugge questo denaro. Quindi i cittadini in realtà si svenano, esatto, pagano tasse, per alla fine di tutto questo viene distrutto. Esatto. Ma se un cittadino sapesse sta roba qua, che deve fare? Non oso fare suggerimenti perché sarebbero piuttosto violenti. Cioè dire, guarda che il frutto del tuo lavoro, la cosa di cui stai privando, quella roba, che c'è tutto un meccanismo che serve per incassarlo, per tutta una burocrazia, tutte paure, tutta una... alla fine tutta questa roba, no, con tutto la... No, quella parte che va al debito pubblico. Ma insomma è una parte, ragazzi, mica da ridere, no? Perché tra questo, più altre cose che vanno a finire ad altri stati, tipo quello che si paga col MES, eccetera, eccetera. Insomma, però già quella parte rilevante, che è oltre 100 miliardi all'anno, quella parte viene distrutta. Noi quindi possiamo dare questa bella notizia agli italiani. Quello che tu fai fatica, ti sveni, ritieni anche che sia ingiusto da tanti punti di vista pagare, perché la pressione è enorme, elevata, esagerata, eccetera, eccetera. Molte volte devi pagare l'acconto su quello che ancora tu non hai nemmeno incassato, non solo incassato, non hai mai neanche lavorato per incassare. E tutto questo che tu paghi va ad essere distrutto. La notizia è meravigliosa. Ci fu Henry Ford che diede una risposta anni fa a questo quesito, no? Cosa farebbe la gente qualora capisse, no, il sistema? E lui disse: se la gente capisse veramente cos'è il denaro, perché stiamo parlando della natura del denaro, ci sarebbe una rivoluzione domani mattina. Ma lo capisse veramente. Il problema è che il significato del denaro sembra essere un incantesimo. È tanto semplice nella sua spiegazione, quanto difficile nella comprensione. Sembra che ci sia una resistenza innaturale da parte della gente a comprendere veramente la portata del denaro e comprendere che le nostre catene le abbiamo in tasca, le catene della nostra schiavitù le abbiamo in tasca nel nostro portafoglio. Ma credo che Silvano, ci sia uno scritto di Silvano, no, sulla difficoltà a capire, o sbaglio, difficoltà a capire in realtà questo meccanismo. Perché è così difficile capire la moneta? Esatto, perché è così difficile, Silvano, capire la moneta? È difficile perché si tende a interpretare la moneta come sostituente imparato.
E sì, la moneta è stata creata per rimpiazzare il baratto, per sostituire il baratto, perché il baratto è complicato e questo è quell'altro. Il che è vero. Però quanto si fa... È vero solo in parte. Eh? È vero solo in parte. Cosa è vero solo in parte? Che è stata creata per sostituire il baratto. Sì, no, è vero, però quando avviene, quando avviene effettivamente il baratto, non avviene al pagamento in moneta. Questo è il punto. La gente crede che pagando un certo bene il baratto sia già estinto, non lo è. Il baratto si estingue quando chi riceve la moneta in pagamento del bene o servizio che ha prodotto la scambia per quello che lui ha bisogno con un terzo, e allora il baratto è avvenuto. Quindi può richiedere più operazioni, mentre il baratto, diciamo, quello semplice, sono tre operazioni. No, quando il baratto è avvenuto, dov'è la moneta? Sta circolando altrove. Esatto. Ecco perché è difficile capirlo. Esatto, sta circolando ancora. È semplicissima, ma è difficile capirlo per questo. Quindi è un baratto... No, il baratto avviene e deve avvenire, ma la moneta deve circolare. Se la moneta non circola è per altre ragioni, è perché avere moneta in tasca dà sempre un senso di proprietà, un senso di potere, di sicurezza, di potere. E quando c'erano le monete di metalli preziosi, anche se ci fossero oggi, chi ha una moneta di metallo prezioso la spenderebbe o la tesaurizzerebbe. Chi ce l'ha la tende a tesaurizzare, non spenderla. Perché? Perché ha valore intrinseco. Ha valore in sé. Ha valore in sé, uno tende a tenerla invece di spenderla. Ecco perché Gesell, Silvio Gesell, sosteneva che la moneta dovesse circolare eliminando da essa due cose: qualunque valore intrinseco e poi il valore costante. No, il valore decrescente, cioè non doveva essere fatto di metallo prezioso. Sì, quindi non deve avere valore in sé. E poi separando l'unità di misura della moneta dall'oggetto che la rappresenta. Cioè l'oggetto che la rappresenta deperisce di un tot per mese. Perciò quindi non deve avere valore costante la moneta. La moneta deve, però l'oggetto no. Questo è un altro punto difficile da capire. Stiamo dicendo due cose diverse allora. Fermiamoci a quello che dici tu, se no compri con la vita, vai. Il potere d'acquisto della moneta deve essere costante, certo. Quello non deperisce. Ma il pezzo di carta che rappresenta, o qualunque altra cosa, che rappresenta quell'unità. Sto parlando della moneta deperibile, io di quello sto parlando, non ma del valore. Non è la moneta che deperisce, non è la moneta, è il pezzo di carta. La moneta non deperisce, cioè il valore d'acquisto è lo stesso al principio dell'anno alla fine. Quello che deperisce è il pezzo di carta, che non è che deperisce, è che perde il permesso di circolare. Scusa, che se non aveva scritto i vari numerini sopra? Ok. Per un anno. Ok. Alla fine dell'anno tu andavi a rispondere. Però il primo mese aveva un certo potere d'acquisto, il secondo mese ne aveva un altro. No, aveva lo stesso potere d'acquisto. Ponendo il bollino tu mantenevi il potere d'acquisto dando al pezzo di carta la possibilità di circolare per tutto un anno. Quando era pieno di bollini lo cambiavi con uno nuovo, ma il potere d'acquisto non veniva intaccato in nessun modo. Ma quindi, scusa, la funzione del bollino qual era? Di consentire al pezzo di carta di circolare, perché sennò chi lo metteva in tasca non lo faceva circolare. Quindi era un incentivo, a spenderlo. Era una moneta a circolazione forzata. Ah, quindi però io ti chiedevo di fare un'operazione, altrimenti senza quell'operazione ci perdevi. Quindi, perfetto. Alla fine, diciamo la stessa cosa in maniera perfetta. Dovevi pagare di più. Esatto, chiarissimo. Quindi io ti dico che è un incentivo a non tenertela in tasca, a spendere. Perfetto. E per fare questo tu devi mettere questo bollino. Se non metti il bollino, ok, perfetto, ci siamo capiti. Diciamo la stessa cosa, ok, ottimo. Quindi dicevi, questa è la. Siamo finiti alla moneta come? Stiamo parlando di diritto, mica diritto, eccetera, eccetera. No, politica o diritto? Politica. La politica deve sempre andare al fine del bene comune.
e decisioni di passare leggi o di abolirle, cioè, deve essere sempre presa in funzione del bene comune. Oggi quello che succede è che purtroppo molte leggi vengono passate a beneficio di un certo gruppo di persone e a spese di tutto il resto, per cui si creano delle ingiustizie. Diciamo che le scrive gli stessi beneficiari. Esattamente. Bisogna tornare quindi alla politica sana, alla realtà delle cose, alla politica che ha da vedere con tutte le virtù civiche, e non è solo la giustizia. Perché possiamo parlare di questo. La giustizia, sono quattro tipi di giustizia. C'è la giustizia distributiva, che va da chi governa a chi obbedisce, e che consiste nel retribuire, cioè nel compensare, o remunerare il cittadino che si comporta bene e impunire chi si comporta male. Questa è la giustizia distributiva. Nel senso opposto c'è la giustizia legale, che va dal cittadino allo Stato, al governo. Questa consiste nel pagare giuste tasse, le tasse giuste, e obbedire alle leggi giuste. Perché quando le tasse diventano inique e quando le leggi diventano ingiuste o oppressive o malvagie addirittura, il cittadino ha tutto il dovere di non obbedire. Non si può obbedire a chi comanda il male. E se le leggi comandano il male, il cittadino deve dire no. Il cittadino organizzato, il cittadino singolo ci fa ben poco. Il cittadino non è più organizzato, non si vive più in una società di società come era la cristianità. Nella cristianità non c'era una società di individui soli e indifesi davanti ai poteri dello Stato. C'era una società poderosa e in piena difesa contro le usurpazioni legge e contro quelle dei signori feudali e potenti. E era una società che si difendeva con l'unità, specialmente quella delle corporazioni, delle confraternite e della famiglia e dei gruppi sociali che facevano fronte a tutte queste eventualità. Il re non poteva tassare quanto vivo esso, doveva negoziare la quantità con le varie corporazioni. E le tasse si pagavano collettivamente, non si pagavano individualmente. Il re non poteva mettere le sue mani in tasca ai cittadini soli e indifesi. Doveva andare alla corporazione, negoziare la quantità, e questa quantità poi veniva pagata. Se c'era una guerra, lo stesso. La ragione per cui Enrico VIII abolì i monasteri in quei tre anni fatali tra il 1536 e il 1539, precisamente per denaro di cui lui aveva necessità per far guerra. Però poi questo denaro, invece di mantenere le proprietà sotto controllo governativo, le vendette per ottenere il denaro a chi il denaro ce l'aveva, e non le ottenne più. E fu allora che cominciò la povertà, il pauperismo e tutte le disgrazie sociali di cui siamo al corrente. Per cui una politica che ha sempre come oggetto il bene comune, non tanto il benessere materiale, ma il bene comune, è una politica sana, una politica giusta. Ogni altra politica è sbagliata ed è ingiusta e non è... Il bene comune reale, non quello dichiarato. Il bene comune reale. Non quello dichiarato. Che quando si dichiarano per il bene comune, per l'Italia, parliamo dell'Italia, poi invece mi pare che anche in Grecia adesso i politici venderanno che tutto questo è stato fatto per il popolo greco, questo accordo, no? Mentre invece sappiamo che è esattamente il contrario. Quindi non credere alle parole, ma guardare poi le conseguenze. Sempre i fatti. E sempre i fatti, esatto. Mai prestare attenzione a chi dice qualcosa, sempre guardare quello che fa. Perché quello tradisce la persona reale. Sentiamo un po' Giuseppe. Giuseppe, tu cosa
cosa invece ricordo, vabbè, Giuseppe Federici, vi ho già fatto un preambolo prima, e tu invece che suggerimenti dai per orientarsi in questa confusione, per capire dove è vero, dove è il falso, che tipo di parametri, di punti cardinali, che suggerimenti puoi dare? Sì, innanzitutto premetto che ogni volta che sento parlare Silvano questi argomenti rimango ammirato, perché lui basa le sue analisi su un tipo di cultura che purtroppo è andato perso, o meglio, è stato eliminato, un tipo di filosofia, un tipo di approccio, che è la cultura, la filosofia scolastica. Ma noi perciò lo facciamo parlare, perché altrimenti è una fortuna che lo abbiamo, perché... Gente che chiacchiera ce n'è tanto, quindi no, se sentiamo Silvano è perché insomma vale la pena sentire quello che Silvano dice. Che è la filosofia della realtà oggettiva, quella che si preoccupa di investigare la realtà tale qual è, insomma. E purtroppo questa cosa è andata perduta, pur non essendo mai stata confutata, è stata denigrata, e c'è stata una forte accelerazione in questa, diciamo, eliminazione. C'è stato un vero e proprio complotto. Sì, diciamo. Possiamo dirlo, sì. Possiamo dirlo, anche se verremo tacciati di teorici del complottismo, ma vorrei dire che ce ne faremo una ragione anche di questo, insomma, non si può, del resto. Ci abbiamo le spalle anche un po' larghe. Sì, insomma. Diciamo che... se mi corregga Silvano se sbaglio, diciamo, questa filosofia scolastica cominciò a essere denigrata, attaccata già all'epoca dell'umanesimo, forse anche prima, ma ebbe, diciamo, questo processo di distruzione, ebbe una grossa accelerazione con l'illuminismo, quindi Cartesio, Kant, Hegel, fino ad arrivare ai Degger, eccetera, eccetera. Ho citato solamente qualche... Sì. Che rappresenta tutti fautori di una filosofia basata sul soggettivismo, sulla percezione soggettiva della realtà. Quindi da qui il relativismo, e questa è la chiave. Di qui l'uomo è in misura di ogni cosa. Misura di ogni cosa, e quindi l'uomo è Dio. Il fatto che tutto è relativo è chiaro che disorienta. Tutto è vero, tutto è falso. Tutto è vero, tutto è falso. Ed è chiaro che tutto è relativo, e quindi la gente è disorientata, non riesce più a discernere quello che è giusto da quello che è sbagliato, proprio perché non ha più dei riferimenti mentali, delle forme di pensiero che gli consentono di discernere il giusto dallo sbagliato, il bene dal male. Questa è la premessa. Ma poi, diciamo, possiamo anche dire un'altra cosa, sempre per rimanere sempre, purtroppo, quello che viene definita in malafede teoria del complottismo, possiamo dire che in seguito di queste trasformazioni in ambito filosofico, di pensiero, possiamo certamente dire che viviamo in una realtà virtuale, perché grazie facendo forza sui media, facendo forza sull'accademia, facendo forza sugli spettacoli di intrattenimento e quant'altro, quella che ci viene trasmessa è in realtà una realtà che appunto, come dicevo, virtuale, che non risponde a criteri di oggettività, e la gente la scambia regolarmente come una realtà indubitabile. Ciò che viene detto alla TV o viene letto sui giornali è, per la stragrande maggioranza delle persone, è una realtà, è qualcosa che non si può mettere in discussione. Si sente molto spesso dire la gente che dice ma l'hanno detto in televisione, no? Quindi automaticamente è fuori discussione, no? Poi invece si scopre che, se uno approfondisce, uno scopre che la televisione è controllata, e le trasmissioni sono manipolate per indirizzare il pensiero verso una determinata direzione, eccetera, eccetera. Ma poi volevo dire un'altra cosa. C'è una grossa difficoltà a capire quello che sta succedendo
perché viene gradualmente, perché sì, sta avvenendo. Sto parlando di fenomeni sia politici sia culturali sia bellici, e chi più ne ha chi ne metta, perché ci vengono presentati come staccati gli uni dagli altri, come se non avessero nulla a che fare gli uni dagli altri. Io, giusto per essere provocatorio, non so, c'è una relazione fra l'ultima canzone di Lady Gaga e la crisi in Ucraina? Uno direbbe automaticamente, qual è la relazione? Tu sei matto se mi dici che c'è una relazione. E invece una relazione c'è, volendola cercare, ma per sapere che relazione esiste fra questi due fenomeni bisogna avere il quadro generale, e bisogna sapere qual è il fine, la finalità ultima a cui vuole pervenire, chi detiene il vero potere. Il vero potere non lo detengono i politici, come ci vogliono far credere, ma lo detengono entità diverse. In particolare abbiamo parlato della moneta, chi detiene il potere di emettere la moneta, che è il maggiore potere che uno può materiale che uno può concentrare in sé. Per cui, quindi senza una visione globale è difficile interpretare questa realtà, capirla. Difficile. Se uno invece ha la visione globale e sa dove il vero potere vuole andare a parare, automaticamente riesce a inserire ogni evento che legge sui giornali o che vede in televisione o che legge su un libro, eccetera, eccetera, lo incasella esattamente nella posizione giusta e gli dà un significato. Nonostante superando naturalmente le deformazioni mediatiche che vengono fatte per interpretare il significato di quell'evento. Vabbè, quindi anch'io darò il mio contributo, perché aggiungerò a questa vostra osservazioni, a questi vostri suggerimenti, magari un qualcosa di mio in cui dirò qual è il disegno complessivo e attraverso quali strumenti ci stanno arrivando, attraverso quali tappe fondamentali, in maniera tale che offriamo e vi diciamo: allora, questo è il disegno finale, là vogliono arrivare, adesso regolatevi, certo, e sappiate interpretare un po' quello che accade. Quindi vi ringrazio, grazie a Giuseppe, grazie a Silvano, e io dico alla prossima. Si dice sempre alla prossima, se la si vorrà, spera pure, se Dio vorrà ovviamente. Dio vorrà. Intanto vi ringrazio e alla prossima, appunto. Grazie a te.